Sicurezza prima di tutto, ragazzi, non mi stancherò mai di ripeterlo. Proprio pochi giorni fa avevo fatto un video sull'importanza di prestare massima attenzione ad aspetti di sicurezza, perché nel mondo delle criptovalute sei tu la tua banca, che proprio oggi, in realtà qualche ora fa, è uscito il problema di questo meltdown e Spectre Attack che ha compromesso alcune operazioni che possono essere malevoli e possono essere operate dalla CPU. Ragazzi, avere un problema di questo tipo non è come un virus, è molto peggio di un virus, perché poter far compiere operazioni direttamente alla CPU, sì, Intel o AMD che essa sia, può avere conseguenze enormi. Stiamo ancora cercando di aspettare di avere notizie più precise riguardo l'impatto che può avere questo problema, e è un problema che dovrà essere affrontato a livello software e a livello di sistema operativo. Ci sono alcuni sistemi operativi tipo Linux che ha già rilasciato un update al kernel per risolvere questo problema. C'è Windows che ci sta lavorando, Mac, ovvero Mac OS X, ovvero Apple, ancora non ha dato informazioni al riguardo, ma sono sicuro ci starà già lavorando. E poi c'è il livello dei browser. Firefox ha già rilasciato una patch per risolvere questo problema. Chrome il 23 gennaio ha detto di rilasciare una patch. Perché vi sto dicendo questo? Perché sebbene alcuni hardware wallet, e vi chiedo di andare ad informarvi molto bene rispetto all'hardware wallet che state utilizzando, alcuni hardware wallet hanno detto che non sono affetti da questa problematica che, ripeto, impatta sulla sicurezza. Ci sono comunque possibilità. Quindi, per esempio, vi faccio un nome: il Ledger Nano ha dichiarato che non viene impattato da questa problematica, ma ci sono invece alcune problematiche che possono impattare la sicurezza se state lavorando direttamente dal browser. Massima attenzione alle chiavi private. Quindi, per esempio, un'accortezza che potreste avere in questi giorni è di non usare Chrome ma usare Firefox, soprattutto se state utilizzando dei wallet web, e fare immediatamente l'update non appena uscirà il vostro sistema operativo. Insomma, ragazzi, come vi avevo detto, a notizie di questo tipo, noi che operiamo nel mercato delle criptovalute dobbiamo stare attenti e prestare la massima attenzione, perché, come al solito, basta poco, basta un errore umano, basta un errore perché la soglia di sicurezza è stata abbassata per perdere l'intero capitale. Quindi seguite questa notizia, non perdetela, io la seguirò e se necessario farò un ulteriore aggiornamento sul mio canale. Però per oggi è tutto, volevo solo segnalarvi questo problema che era emerso. Prima di fare il video ho aspettato di avere una risposta ufficiale da Hardware Wallet, in particolare da Wallet che utilizzo io. Da questo punto di vista sembriamo salvi, ma attenzione al web, attenzione a navigare con Chrome, con Internet Explorer o con Safari finché non verranno rilasciate le patch che correggono questo attacco. Vi ripeto il nome dell'attacco: si chiama Meltdown and Spectre, quindi trovate su internet già tantissime informazioni. Lasciatemi commenti se avete già avuto problemi o avete già trovato soluzioni o articoli che possono essere utili a quelli che seguono, alla nostra community, a tutte le persone che seguono questo canale sulle criptovalute. Grazie mille per l'attenzione, come al solito buon trading a tutti, ciao!